Ciao ragazze! Allora, siamo tornati da poco da Porto Cesareo e siccome quest'anno non abbiamo fatto vlog perché abbiamo deciso di lasciare telecamere e computer a casa a goderci il mare, la spiaggia, proprio relax totale, allora volevo un po' raccontarvi di come sono state queste 2 settimane. Farò un video molto tranquillo, molto chiacchiericcio, perché l'ho fatto su Tokyo, l'ho fatto su New York, però anche Porto Cesareo secondo me merita tantissimo. E perché quando siamo stati lì ho incontrato tantissime ragazze da ogni parte d'Italia, ma anche una ragazza tipo da Copenaghen, che saluto, che non conoscevano Porto Cesareo e l'hanno conosciuta tramite i nostri video. Per me è una scoperta vera e propria, perché considerate che io del sud Italia ho visto soltanto appunto la Puglia e Porto Cesareo, non sono mai stata in Sicilia, non sono mai stata in Sardegna, non sono mai stata in Calabria, insomma non la conosco bene l'Italia, e questo mi dispiace. Voglio continuare un po' a scoprirla, ad andare in giro, perché ci sono dei posti meravigliosi, specialmente secondo me nel sud Italia, almeno per quanto riguarda le vacanze estive, quindi mare, spiagge meravigliose, cibo meraviglioso. E Porto Cesareo io l'ho conosciuta grazie ad Andrea, che praticamente i parenti paterni di Andrea sono pugliesi, quindi Andrea ha fatto tutta l'infanzia ad andare a Porto Cesareo e me ne ha parlato sempre tantissimo, e abbiamo deciso di andarci per la prima volta appunto l'anno scorso, abbiamo fatto tutti i vlog, e quando mi diceva dai, dobbiamo assolutamente andarci lì, il mare è meraviglioso e caraibico, non dico che non ci credevo, però essendo noi stati a Cuba io ero del tipo non so, non riuscivo a crederci, no? Non riuscivo a credere. Vedevo le foto su internet, però dicevo, ma secondo me sono ritoccate. Invece è così, cioè il mare è caraibico. C'è questa distesa di sabbia, quindi non è rocciosa, e per me questo vale 100 punti, perché io non posso entrare in un'acqua con i sassi e con le rocce, anche perché divento lo zimbello di tutti della spiaggia, perché veramente diventa comica la scena. E qui ci sono queste distese di sabbia e c'è questa quest'acqua che per tantissimi metri rimane bassa e sembra, cioè giuro, sembra una vasca, cioè sembra bianca l'acqua, poi diventa verdina, verde più scuro, blu. Vi metterò tutte le foto, perché così a parole forse non rende tanto, ma è talmente chiara e pulita che anche quando il cielo è azzurro sembra più scuro, cioè sembra che ci sia brutto tempo, perché il cielo azzurro sembra, non so, blu scurissimo in confronto a quest'acqua pulitissima. Un'altra cosa meravigliosa è il cibo, cioè parliamo del cibo, che lì veramente è fantastico, perché quello che facevamo noi anche l'anno scorso è di andare in pescheria, ovviamente posto di mare, lì il pesce freschissimo, buonissimo. E ci prendevamo tutti i giorni sacchettoni proprio di pesce, di crudite, di frutti di mare. E al pasticciotto, una... Allora, lì c'è un posto dove noi andiamo a prendere il pasticciotto, che in realtà la gente del posto dice che quello... Lì non si mangia bene, nel senso che quello insomma non è il migliore dei pasticciotti. E invece a noi piace tantissimo lì, anche perché è caldo e all'interno... Quello, almeno quello leccese, quello classico, ha la crema pasticciera, è una cosa, cioè, poi lì non si può descrivere, lo trovi sempre caldo, e c'è questa pasta che è friabile, sembra quasi un biscotto, e all'interno c'è questa crema pasticciera assurda. Poi, ma lo fanno in tantissime varietà, con la ricotta, con la Nutella, io l'adoravo con la Nutella, perché la Nutella si scaldava, si scioglieva, con le marmellate. Abbiamo anche la ricetta del pasticciotto, perché la ragazza che ci ha fermati l'anno scorso, che poi abbiamo conosciuto, abbiamo trascorso del tempo con lei e tutto quanto, lei sa appunto che noi tiriamo il pasticciotto, quindi ci ha fatto questa torta pasticciotto, quindi potremmo fare la ricetta del pasticciotto, che veramente è una bomba, nel senso che veramente poi la torta così ti mangi una fetta piena di crema pasticcera, però è una squisitezza incredibile. Quest'anno invece non siamo riusciti ad andare al locale, quello con tutti i gazebi, che insomma, se avete visto i vlog dell'anno scorso sapete di cosa sto parlando, non era ancora aperto, non siamo proprio riusciti ad andare. Mi dispiace, perché è carinissimo, e Porto Cesareo in realtà è molto tranquillo come posto, quindi va benissimo anche per le famiglie o comunque per i ragazzi che non devono andare in discoteca, nei locali, insomma si fanno magari la cenetta romantica in un ristorante, si fanno la giornata in spiaggia. Un altro invece posto che a me è piaciuto tantissimo, anzi me ne sono letteralmente innamorata, e Gallipoli, e mi sono innamorata specialmente della parte
alta, diciamo della parte storica, quella più caratteristica. E la cosa fantastica di Gallipoli è che da Gallipoli puoi vedere il sole andare nell'acqua, quindi vedi proprio il tramonto. Cioè, è stupendo, è meraviglioso, perché è molto, appunto, la parte alta è molto caratteristica e turistica, nel senso che ci sono tutti questi ristorantini, tutti questi localini, tutti questi negozietti con cose artigianali. E tra i vari locali, uno, veramente io quando l'ho visto sono impazzita, noi non ci siamo fermati perché poi stavamo passeggiando, però c'era questo locale che era praticamente come su una torre, sì, su una mini torre, da cui c'erano tutti questi divani con tutte queste tende da cui potevi vedere il tramonto, bellissimo, romanticissimo. Quindi di Gallipoli mi sono letteralmente innamorata, quindi per chi va a Porto Cesare consiglio assolutamente di andare a Gallipoli. E mi è piaciuta anche molto più di Lecce, perché l'anno scorso invece siamo andati a Lecce, però Lecce è più una città grande e Gallipoli invece io penso che sia più piccolina, più romantica, più intima, più caratteristica. Poi l'altra cosa che abbiamo fatto quest'anno, mi viene da ridere perché abbiamo combinato un disastro, è noleggiare la barca, perché ci sono tutte le barche che si possono noleggiare, raggiungere magari le parti, quella ancora più belle, con l'acqua veramente pazzesca. E allora, né io né Andrea abbiamo la patente nautica. Vi dico soltanto che a un certo punto, mentre stavamo andando, un signore è dovuto scendere dalla sua barca, arrivare, perché noi ci stavamo avvicinando, avevamo buttato l'ancora, però non si era attaccata bene, quindi ci stavamo avvicinando all'isolotto. Però, insomma, fatevi, sempre se noleggiate una barca, fatevi spiegare bene come si fa, perché non è così facile, però è bellissimo anche quello, perché anche lì ti porti magari qualcosa da mangiare in barca, da bere, è meraviglioso. Riesci a raggiungere posti molto belli, a fare delle escursioni, addirittura si potrebbe, noi non l'abbiamo fatto perché l'abbiamo noleggiata solo per 5 ore. Però un altro posto che vi consiglio tantissimo, se andate appunto in Puglia, a Porto Cesareo, è Porto Selvaggio. Non ci siamo andati quest'anno, siamo andati l'anno scorso, e quello è un posto meraviglioso. È roccioso, nel senso che lì non trovi la sabbia, trovi questi sassi, queste rocce, e l'acqua è estremamente fredda, cioè ci sono proprio le sorgenti di acqua fredda, però non so, l'acqua lì è qualcosa di... Sì, perché, è completamente diverso. Perché è acqua marina con sorgenti d'acqua dolce ghiacciata all'interno. È meraviglioso, pazzesco. Il paesaggio è molto più selvaggio, no? Però è molto molto bello. Poi c'erano anche Olivia Semolino, che per tutto il viaggio mi hanno fatto letteralmente impazzire, perché continuavano ad azzuffarsi, e il viaggio dura 10 ore in macchina, insomma. È la parte peggiore il viaggio. E Olivia, la cosa incredibile è che Olivia è sempre stata tranquillissima e dolcissima come carattere, no? Adesso che c'è lui è diventata una peste, quindi continuavano tutto il tempo ad azzuffarsi, però sono contenta perché comunque si sono divertiti anche loro, uscivano sempre con noi la sera, di giorno li portavamo nel giardino, insomma facevamo fare delle lunghe passeggiate sul porto, perché è molto carino anche il porto con tutte le barche, specialmente secondo me nell'ora del tramonto. E va, senti, queste sono un po' tutte le foto e i racconti che volevo farvi di queste 2 settimane, visto che non abbiamo fatto nessun vlog, e perché insomma secondo me merita tantissimo anche Porto Cesareo, perché è molto molto bello, molto carino come posto per il mare, il cibo è molto tranquillo, ci sono un sacco di locali comunque carinissimi. Sono state 2 bellissime settimane e tra, cos'è oggi, martedì, mercoledì, giovedì. Dopodomani invece appunto partiamo per Napoli, anche di questo sono super super felice, perché appunto non sono, ve l'ho detto, io del sud Italia ho visto praticamente soltanto Porto Cesareo, quindi sono molto contenta per Napoli, e ho visto che sotto il video dell'incontro, anzi appunto vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete lasciato, tutti i suggerimenti dei posti dove andare a mangiare, mi fa ridere perché io faccio un video dell'incontro, comincio a parlare di cibo, e ovviamente no, ci sono quindi tutti questi consigli sulla pizza. Ho visto che quella più quotata, quella più consigliata, è la Sorbillo in via dei Tribunali. A cena andiamo sicuramente lì a mangiare la pizza, e la mattina dopo a mangiare la sfogliarella. Ah, no, mi sa che si dice sfogliatella, non sfogliatella. Sfogliatella. Ok, sfogliatella. Io l'ho sempre chiamata conchiglia, quindi lasciamo perdere, però non vedo l'ora di essere a Napoli, di girarla per bene. Ringrazio anche le ragazze che mi hanno mandato tutte le mail con tutti i suggerimenti dei vari itinerari, posti da vedere. Noi saremo lì 3 giorni, che sono appunto giovedì, venerdì e sabato, che dovremo ripartire, però cercheremo di sfruttare il più possibile per comunque vedere questa splendida città, mangiare tutte le sue bontà. Comunque mi porterò dietro, questa volta penso di portarmi dietro la telecamera e fare un bel vlog a Napoli. E niente, questo quindi è tutto quanto, volevo un po' condividere con voi anche questa esperienza, questo viaggio, e ci vediamo a Napoli per tutte le ragazze che appunto verranno all'incontro, per tutte le altre spero veramente con tutto il cuore di
riuscirò a organizzare qualcosa anche appunto nel resto d'Italia, Roma per prima, perché visto che ci sono un sacco di ragazzi di Roma che dicevano sotto i video dell'incontro, e tutte le altre città insomma più importanti italiane. Quindi vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!